Perché Roman Reigns è campione, malgrado venga spesso sonoramente fischiato? Beh, diamo a Cesare quel che è di Cesare. A volte Roman viene contestato senza neanche guardare il suo match. C'è questa fascia di pubblico con l'età medio-alta che pensa che la cintura di campione del mondo sia un premio alla carriera. Tu hai fatto gavetta altrove, finalmente arrivi in WWE e questo ti viene riconosciuto. Tieni, ecco la cintura, bravo! Ma non funziona così. Non è una gara di popolarità. La WWE segue delle logiche interne molto molto strette. Ci sono numerosi indici economici, di durata fisica, di corporatura, di capacità nel parlare con i media, di etica lavorativa, di etica d'allenamento, che noi, distanti un oceano dagli USA, non possiamo vedere, ma che nessuno vede se non i dirigenti che sono a stretto contatto giorno dopo giorno, 15 ore al giorno, con gli atleti stessi. Quindi è vero, Roman Reigns è un atleta che divide la folla, ma non è sempre sonoramente fischiato e è campione perché possiede delle qualità che i dirigenti hanno visto. Le raccomandazioni, come vi ho già detto in altri vlog con Andres Damon, non c'entrano nulla. L'ho scritto anche in un editoriale su World of Wrestling. Una compagnia quotata in borsa non si gioca il suo futuro, l'ira degli azionisti, la vendita delle azioni, il crollo degli indici societari per una raccomandazione, come le persone più disinformate vorrebbero farci credere, in quanto Roman è cugino di The Rock e si presume che ci sia stata una sorta di bisbiglio positivo nei suoi confronti. The Rock ha decine di altri cugini in WWE che non hanno mai vinto una mazza, quindi la cosa decade già di per sé. Quindi ecco, Roman è fischiato, il pubblico a cui non sta né simpatico né antipatico sta zitto, basta il 15% dell'arena per far sembrare che tutti gli stiano dando contro. Io credo che lui abbia disputato degli ottimi match di recente, soprattutto in main event con AJ Styles. Ora si avvia ad una rivalità con Seth Rollins che pare parimenti carica di buoni auspici, quindi facciamolo lavorare. Sul perché sia campione non sta a noi deciderlo, lo decide WWE. Se lo decidiamo noi con i parametri incompleti che abbiamo, beh, a questo punto il campione WWE chi è? Come fai tu a dire che Cesaro ha fatto più gavetta di Sami Zayn o di Heath Slater? Che ne sai tu della gavetta di Heath Slater? Che ne sai che ora si alza al mattino? Che ne sai che non sappia lottare in maniera divina, ma non ha mai avuto l'opportunità di mostrartelo? Quindi insomma, accettiamo chi viene scelto come campione WWE, che ci piaccia o che non ci piaccia, e basiamo i nostri fischi sul reale livello della sua prestazione, dopo averla vista. Ecco, questo è il mio consiglio.